Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che è un What I Eat in a Day, però è una giornata particolare perché sono andata in montagna e come avete visto il rifugio era chiuso, quindi mi sono organizzata per portarmi il pranzo e tutto il resto nello zaino. Ho iniziato la giornata con crepe e caffè latte. Le crepe sono farcite di marmellata e vi ho già fatto il video su come farle, quindi vi lascio il link nell'info box. Poi in macchina siamo arrivati a Carona e abbiamo preso il sentiero 211 verso i Laghi Gemelli. You really make me wanna fly. Cross my heart and hope to die. Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies when I go to sleep at night. Si è rilevata essere una grandissima scarpinata, quindi abbiamo trovato un prato e abbiamo fatto merenda con della frutta secca che ho preparato il giorno prima mischiando pistacchi, anacardi e noci pecan. Dato il temporale imminente ci siamo fermati al Lago Marcio e non siamo arrivati ai Laghi Gemelli. Comunque secondo me è uno spettacolo immenso anche questo. Ho mangiato per pranzo questo panino fatto con pane integrale, una valanga di hummus, una valanga di pomodorini, dell'avocado e dell'insalata. Come dolce ho mangiato questi avocado brownies che ho fatto sempre il giorno prima e vi ho già fatto la video ricetta, la trovate negli IGTVs del mio canale Instagram, quindi vi lascio sia il nome che il link nell'info box. Raga, scendendo più di 3 o 4 ore insomma, abbiamo preso temporale, tuoni, fumi, tutto quello che c'è in un temporale, grandine. Ho visto tipo delle rane che sguazzavano nel sentiero da tanto era bagnato. In più sia me che mia madre, cioè no, a mia madre si è staccata la suola di entrambe le scarpe. Quindi all'inizio tipo gli ho detto dammene una così ne abbiamo una buona e una... cioè così ce l'ho io quella cattiva più quella buona e poi un'altra rana e poi le si è rotta anche l'altra suola. Quindi praticamente eravamo tutte e due con una scarpa senza la suola e tipo dall'inizio del percorso con il sentiero che è praticamente acqua. Aiuto, comunque ho mangiato benissimo, ma un'esperienza. Quindi tra temporale, grandine e traffico al ritorno siamo arrivati a casa alle 9, quindi non avevamo minimamente voglia di cucinare qualcosa e abbiamo ordinato dal ristorante cinese vicino a casa. Io ho preso questi gnocchi di riso buonissimi con verdure e gamberetti e la mia giornata è finita qua. È stata veramente una esperienza senza dubbio. Comunque stare in mezzo alla natura dopo giorni e giorni di studio è sempre quello che ci vuole per me. Quindi io vi ringrazio per aver visto questo video, spero di avervi dato qualche spunto per le vostre gite o anche per qualche vostro pasto in generale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!